È il mio compimese, come dicevamo prima. È un mese che si è rivelato molto intenso, ma io non mi aspettavo nulla di diverso. Devo dire che abbiamo dovuto gestire anche importanti situazioni di ordine pubblico. Ad un mese dal suo insediamento, il neoquestore di Foggia Ferdinando Rossi fa il punto delle principali emergenze prese in carico e gestite in questo breve lasso di tempo, dalle criticità legate al mondo calcistico a quelle del quartiere Ferrovia, ricordando la necessità di affrontare non solo le emergenze legate alla macrocriminalità, ma anche e soprattutto alle piccole sacche di illegalità che minano nel quotidiano l'ordine e la quiete pubblica. Innanzitutto quelle connesse al calcio, perché il Foggia ha avuto accesso ai playoff, quindi ha disputato due partite importanti. Mi sono reso conto in questo primo mese di quelle che sono le emergenze del territorio, legate sia alla criminalità organizzata, che è qualcosa di vivente, pulsante in questa provincia, ma anche alle piccole sacche di illegalità. Abbiamo pianificato con la polizia locale e altre forze di polizia una serie di interventi nel quartiere Ferrovia e hanno dato già dei buoni risultati perché abbiamo rilevato la presenza di alcune, e siamo solo all'inizio, attività commerciali che non sono in regola. E noi cerchiamo di perseguire anche queste illegalità diffuse perché la serie di illegalità diffuse poi va a concentrare un senso di smarrimento nella parte sana della popolazione.